Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Preparati con me, anzi, preparatevi con me. Allora, mercoledì mattina si ritorna al lavoro, durissima, durissima, perché dopo 4 giorni di vacanza, ritornare così di botto è tosta. Allora, non ho preso sulla piastra, però. Pazienza, vabbè, provo a sistemarmeli con la spazzola. Gli do un bel giretto così. Ok, beh, vanno via. E vi stavo dicendo, è davvero, davvero, davvero molto dura, però vabbè, dopo il piacere, il dovere. Allora, prepariamoci insieme, quindi come prima cosa vado a mettere il siero illuminante, questo è della Barò, c'è scritto per pelli spente, la mia non è una pelle spenta, però meglio prevenire che curare. Mettere la crema da giorno solita di Eucerin. Con Eucerin non si sbaglia. Poi questa è anche antimacchia, quindi va benissimo per le pelli mature. Ok. Poi dopo porre poi la mia crema a velle. Allora, alcune di voi, tra cui Filopera che saluto, mi hanno chiesto se questa crema è una crema colorata. Allora, ve la faccio vedere bene. È leggermente colorata, quindi va a uniformare l'incarnato. È ovvio che se voi volete un effetto fondotinta, quindi super coprente, questa non va bene perché non è proprio super super coprente, però diciamo che dipende dall'effetto che voi volete. Io per ora non ho, diciamo, come potete vedere, non ho grandi cose da coprire, ho ancora una pelle abbastanza, diciamo, omogenea, ecco, nonostante la mia età, i miei 40, però devo dire che non ho particolari problemi al viso. Questa mattina volevo anche passare un po' di correttore, ma proprio poco. Questo è un correttore di NYX. E lo vado a spalmare con questo pennello di Kiko. Pennello di Kiko a punta. A lingua di gatto, comodissimo. Questo lo trovate anche sul sito o volendo anche su Amazon. Questo ve lo straconsiglio per questo tipo di applicazione. Passo ancora un po' di fondotinta perché il correttore ovviamente è un po' più scuro. Mascara, poi dopo continuiamo con la base. Allora, mascara. Questo è il mascara di Maybelline New York che utilizzo ormai da anni.
so che molte di voi l'hanno preso e è un po' durino da togliere, devo dire la verità. Però diciamo che con la doppia detersione non si hanno problemi. Doppia detersione che mi ha insegnato a fare la mia amica makeup artist Valentina. Allora, adesso un po' di terra, questa è la solita terra di Benefit. Questo diciamo che è il trucco che mi vedete fare spesso. Magari la prossima volta, oh, mi sono macchiata, ne facciamo uno. Magari la prossima volta ne facciamo uno del weekend e così tocchiamo anche un po' gli occhietti. Anzi, possiamo pensare di fare di nuovo una bella diretta Instagram con la truccatrice Vale. Adesso la contatto, magari sabato prossimo ci facciamo una bella direttina insieme e per tutte le ragazze che non sono qua su Instagram posso pensare di pubblicarla anche qua su YouTube. Allora, come blush, il mio blush di Milk, io utilizzo ormai solo blush in crema e alterno i due che mi piacciono di più, che sono questo e quello di Charlotte Tilbury, che ormai è più che utilizzato, anzi. Perché per tutte le ragazze nuove che sono arrivate da poco sul canale, io come blush utilizzo solo le creme, ma soprattutto utilizzo, aiuto, utilizzo blush che si possono utilizzare anche sulle labbra. Sapete che vi dico che metto anche un po' di matitina sotto. Allora, mi hanno insegnato a non mettere la matita qua sul contorno, ma dentro, non proprio dentro, dentro, qua così. Effetto sfumatura. Vedete che dà un effetto sfumatura e non di linea marcata. Stessa cosa. Ecco qua. Così l'occhio, avendo il giubbino di pelle, è un po' più definito. Allora, i capelli questa mattina non mi piacciono assolutamente, ma non ho tempo adesso di passare la piastra. Allora, ecco qua, trucco fatto. Adesso poi dopo vado in cucina e vi faccio vedere anche l'outfit. Allora, per quanto riguarda l'outfit, questa mattina ho messo allora questa maglia, che sono quelle magliette che trovate da The Zenis sempre, 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 ad ogni stagione. Io ce l'ho nera e bianca. È di cotone, molto semplice, ma molto comoda perché è elasticizzata. Poi, giubbottino smanicato di motivi in ecopelle. Questo l'ho preso l'anno scorso in saldo, l'ho pagato 30 euro, quindi come l'ho visto l'ho preso, rimane più corto così. Jeans di motivi, io di questi jeans ne ho presi due paia,
uno scuro così e uno leggermente più chiaro. Ecco qua, questo è il jeans e il mio stivale solito del globo. Per quanto riguarda le collanine, le mie solite collanine, lo smile e la giraffina che mi porta fortuna. Poi, per quanto riguarda la borsa, questa borsa è una borsa di Fendi super super datata, dove all'interno tengo i miei occhiali da vista, anzi, prima che me li dimentico, metto, ok. Poi il mio portafoglio, i guantini e la mia pochettina. Per quanto riguarda invece la giacca, questa di Woolrich, che è doppia, nel senso che ho questa parte qua che è più pesante del 100 grammi, va bene, diciamo che va bene in queste giornate di sole perché non fa proprio freddo, quindi questo va benissimo. E nulla, io vi saluto, grazie per essere state in mia compagnia e scappo al lavoro.